Io credo che ci sia un bisogno esagerato di laboratori per i ragazzi, perché noi dobbiamo assolutamente avvicinare i ragazzi al teatro, che non vorrei dire una cosa banale, che è vita, ma soprattutto è vita per loro. Formazione teatrale e cinematografica per gli studenti delle scuole cittadine. È stato presentato questa mattina a Palazzo Cavalcanti il progetto Teatro e Cinema che Classe, promosso e finanziato dal Comune di Napoli per 260.000 euro. I giovani stanno vivendo un momento veramente terribile e quindi bisogna aiutarli esattamente con operazioni di questo genere, nel senso che hanno bisogno magari di frequentare laboratori, di appassionarsi molto al teatro, al cinema, di viverlo anche da dietro, quindi di vedere quanti ruoli e quanti mestieri potrebbero fare. Dalla scuola dell'infanzia alle superiori sono 32 gli istituti coinvolti in 15 percorsi di formazione che riguarderanno non soltanto la recitazione, ma anche i mestieri del palco e della scena. Napoli, ce lo diciamo, è una splendida location per i set, ma dobbiamo anche iniziare a dare alle produzioni professionalità. Professionalità non significa soltanto attori e registi, significa i mestieri dell'audiovisivo, i mestieri del cinema, i mestieri del teatro, anche perché teatro e cinema sono collegati. Ecco, un aspetto molto importante di questa iniziativa è la formazione e la valorizzazione dei giovani talenti. 15 progetti, 32 istituti scolastici coinvolti nella città, una grande capacità progettuale dei soggetti che hanno aderito al bando, quindi si parlerà di Costituzione, di legalità, di educazione al teatro, al cinema, i mestieri del cinema, del teatro, per fare in modo che le giovani generazioni possano essere avvicinate a queste arti. Il nostro compito è questo sostanzialmente, fare in modo di preparare il futuro e i giovani delle scuole sono il futuro di questa città.